Return match della semifinale di Coppa Italia di promozione si gioca al Carlo Angelo Luzzi di Gualdo Tadino. All'andata fu il Marra San Feliciano ad imporsi 3-2 ed oggi per Bazzucchi e i suoi c'è una doppia missione: vincere con qualsiasi risultato e dimenticare in fretta lo scivolone di 3 giorni fa contro la Nestor in campionato. Dirige Gianluca Frizza della sezione di Perugia. Gualdo in maglia gialla, risponde invece il Marra San Feliciano in maglia rossa. Dopo i saluti iniziali andiamo subito alla cronaca. 3 minuti ed è il Gualdo che si rende protagonista di una bella azione col giocatore tecnicamente più apprezzabile della formazione di casa, esattamente Dragoni, che si libera molto bene e lascia partire un gran destro con la palla che sfiora il palo. 7° minuto, ancora lui, ancora il numero 9 Dragoni in pressing sull'avversario diretto, ruba palla, se ne va, eccolo qua, vedete, ruba palla, se ne va a sinistra, mette in mezzo di sinistro una buona palla, riesce però Pieroni a salvare. Ma sull'angolo la sfortuna si accanisce sul Marra San Feliciano, palla in mezzo, Procacci cerca la conclusione in porta, rinvia la difesa, la palla sbatte su Nicolò Biancalana e finisce involontariamente in rete, esterrefatto giustamente il giovane difensore della formazione lacustre. 1-0 dunque per il Gualdo. 13° però il Marra si fa apprezzare per una bella, davvero bella azione manovrata con Antonini che alla fine prova la botta dalla distanza, ma il suo tiro sfiora il palo. Peccato, perché tutta l'azione avrebbe meritato altro esito. Al 18° clamorosa occasione ospite, punizione di Giorgio Miccio, Pierone al volo, grande parata in angolo di Marchi. 22° ancora il Marra pericoloso, fa tutto spiaggia che parte, lo vediamo, palla al piede, avvia dunque l'azione, poi la va a concludere sugli sviluppi, eccolo qua, spiaggia che premia l'inserimento di Pastecchia, riceve nuovamente il pallone, il suo tocco, grande ancora l'intervento del portiere del Gualdo. 27° sull'altra sponda è Fornetti che prova il gol non solo della domenica, nemmeno quello del mercoledì, ma forse anche il gol dell'anno. Il suo destro sfiora di pochissimo la traversa. 28° però il raddoppio del Gualdo è servito, è Bellucci che si trova un pallone prezioso e non si nega la possibilità del gol. Eccolo qua il destro con palla che si infila in rete e dunque Carnelli che deve capitolare a questo punto, qualificazione in tasca e gara chiusa. Sembrerebbe così, 2-0 con le quali finisce il primo tempo, invece niente affatto, perché nella ripresa è il Marra che si fa subito vedere e dice che i giochi sono ancora aperti. Andiamo a vedere dunque il gol con il quale dopo 4 minuti si apre il secondo tempo. È Giorgio Miccio, davvero pezzo di bravura da vedere e rivedere, un gran gol per controllo ed esecuzione. La palla staziona a sinistra, il Gualdo rinvia un pallone forse troppo centralmente, ma guardate Giorgio Miccio, controllo e gran sinistro, probabilmente Marchi forse troppo fuori dai pali, ma rimane tutta la gran giocata del numero 3 del Marra. Gioia dunque meritata e applausi anche dal pubblico di Gualdo. 5 minuti ed è il Gualdo che si rifà nuovamente vedere, Procacci sfonda centralmente e premia a sinistra, vedete il giocatore, il compagno di squadra Dragoni, specialità della casa, percussione, palla al piede, il diagonale però è leggermente impreciso. 20° conclusione alta del Marra con questo tiro dalla distanza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. 24° è in pratica l'ultima azione apprezzabile nella nostra cronaca, è Samuele Bartoccini che difende il pallone in area di rigore, contatto, ma Frizza dice che si tratta di fallo, sì, ma un fallo probabilmente per i gialli di casa. E comunque finisce con il Gualdo Casa Castalda che a questo punto, mentre l'oscurità scende sul Carlo Angelo Luzzi, il Gualdo Casa Castalda che conquista la finale di Coppa, dove a giudicare dal risultato dell'andata molto probabilmente rinnoverà la sfida già di campionato alla Nestor.
Sì, sicuramente. Intanto abbiamo raggiunto un obiettivo che era prefissato per noi da inizio stagione, insomma, raggiungere comunque perlomeno la finale di questa competizione, tra cui ci teniamo molto. Quindi, aspetto importante, e poi oltretutto mentale, perché abbiamo fatto una vittoria dopo una brutta sconfitta domenica, e ci siamo subito riscattati, abbiamo fatto subito quadrato, e siamo contenti, siamo molto contenti.